Nel corso del tempo abbiamo parlato di pianificazione del tempo, abbiamo parlato di come organizzare al meglio la tua agenda, abbiamo parlato di come organizzare la tua giornata in 5 minuti. Quello di cui vorrei parlare oggi è l'azione del calendar blocking, ovvero del bloccare determinati momenti della tua giornata o della tua settimana per diverse tipologie di azione. Questo concetto ci permette di lavorare in base al concetto di batch working, ovvero di raggruppare le attività per tipologia, ovvero quando monto i video, monto solo i video, vi sto facendo un esempio, quando lavo le verdure, lavo tutte le verdure, quando taglio le verdure, taglio tutte le verdure, e raggruppando le azioni per tipologia riesco a fare quell'azione in modo più continuativo, quindi più efficiente, concentrata in quell'attività. Ho sistemato il quadro lì dietro perché non si vedeva. Ecco. Spero vi piaccia di più. Mi piace un sacco il mio quadro lì. Allora, dicevamo, raggruppando tutte le attività per tipologia vi permette di fare un tipo di lavoro più continuativo, più concentrato e quindi più efficiente. Questo si chiama batch working. Mettendo insieme diversi blocchi di tempo, quindi diversi momenti in cui ti concentri solo su una cosa, ovvero lavoro, ovvero cucinare, ovvero fare le pulizie di casa, faccio un esempio, okay, di cose che magari dobbiamo fare un pochino tutte, questo ti permette di dividere il tuo calendario in blocchi di tempo. Quindi questo si chiama calendar blocking. A me piace anche un po' il concetto proprio perché ricorda un po' il suono di bloccare. Ok? Quindi non solo il concetto di blocchi, quindi sezioni di tempo, ma proprio di andare a bloccare il tuo calendario, la tua agenda, il tuo tempo in quel momento, dedicandolo solo a quell'azione lì, per riuscire ad essere concentrata al 100% su quell'azione che stai facendo. Esempio, la giornata di oggi è bloccata per il giro video. Iniziamo col cercare di capire come concretamente farlo. Prendete un foglio bianco che potrebbe essere la vostra settimana, prendete la vostra agenda, prendete la vostra agenda settimanale o quello che volete proprio per riuscire a mettere su carta la vostra pianificazione settimanale. Iniziate a mettere giù le date, i momenti precisi in cui fate una determinata cosa, quindi gli appuntamenti fissi. Vi faccio un esempio. Noi lunedì sera andiamo a ballo. Il martedì sera c'è la cena di famiglia. Durante il giorno io lavoro, adesso che è estate, da mezzogiorno alle 18. La mattina abbiamo del tempo specifico dedicato a sole perché a casa e abbiamo deciso così l'organizzazione di quest'anno. Poi ho dei giorni specifici in cui mi alleno, quindi quelle sono le giornate fisse, e vado a segnare quindi tutte queste attività che sono prestabilite, che ritornano ogni giorno. Segnate anche il fatto di dormire, perché anche quello è un blocco di tempo, per cui dalle 22-23 quando andate a letto, alle 6-7 quando vi svegliate, quello è il blocco di tempo sonno, dormire. Ok, fate solo quella cosa, concentrate, fatela bene, mi raccomando, perché quello genera poi tutte le energie per il resto della giornata. Mi raccomando, se non mi seguite su Instagram, seguitemi su Instagram perché a partire da oggi, per 2 settimane, vedremo come attuare Good Things Take a Plan, che è il workbook digitale che vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi nella vostra quotidianità, e vedremo come abbinarlo, come realizzarlo, come portarlo nella vostra vita quotidiana. Quindi io lo compilerò giorno dopo giorno insieme a voi e vedremo appunto come renderlo sostenibile. Vi aspetto su Instagram. A parte poi fate in un altro foglio la lista di tutte le cose che dovete fare. Potete scrivere per esempio: devo montare i video, devo portare Sole all'attività sportiva, dal dentista,
E quindi andate a scrivere tutte le cose proprio che dovete fare, devo fare la spesa, e per ogni cosa che andate a segnare, segnate più o meno quanto tempo vi richiederà. Quindi vi richiede un'ora, vi richiede mezz'ora, vi richiede un'ora. Quanto tempo vi richiede questa attività? Bene, vi fate quindi il vostro elenco di cose che dovete fare e il conseguente tempo che vi richiedono. Andate quindi all'interno del vostro calendario e andate a mettere giù gli appuntamenti dove devono andare, cercando però di dargli un senso, quindi cercando di raggrupparli per tipologia, raggrupparli per batch working, ovvero se tutti i giorni devo lavorare, quindi c'è un'attività fissa che mi ritorna tutti i giorni, ok, nel mio caso da mezzogiorno alle 6, andrò a mettere la parte di montaggio video all'interno del blocco di tempo lavoro e conseguentemente tutte le altre attività che devo fare all'interno di quel blocco di tempo. Devo montare video, devo rispondere alle mail, devo fare le fatture, tutto va segnato lì. Poi devo portare Sole all'attività. Fantastico, vado a segnare l'attività, il tempo da dedicare a questa cosa. Devo fare la spesa, ok? Mi capita appunto che ho queste mattine libere durante quest'estate perché abbiamo deciso di organizzarci così. Quindi andrò a mettere il fare la spesa nelle ore libere che dedico a Sole e alle diverse attività che facciamo insieme. Quindi, che so, la lista della spesa, l'andare dal dentista, il portarla a destra o a sinistra, andranno in quel blocco di tempo lì. Come vedete, quindi, si creano in automatico dei blocchi di tempo. Quindi tutte le mattine mi sveglio, mi faccio la doccia, faccio sport, facciamo colazione, ci vestiamo, ci prepariamo. Ecco, questo è il blocco di tempo mattina, morning routine, seguito nel mio caso dal blocco di tempo sole, famiglia, eccetera, seguito poi dal blocco di tempo lavoro, seguito poi dal blocco di tempo night routine. Quando abbiamo questi blocchi di tempo ben definiti, andiamo a color coordinarli. Che cosa vuol dire? Andiamo ad assegnare un colore per ciascuna attività, in modo che la nostra agenda sia bella. Non solo perché la nostra agenda sia bella, ma proprio perché questo ci permette di vedere a livello visivo subito che tipo di attività è quella che sto facendo. Quindi la morning routine potete farla gialla, potete farla del colore che vi piace di più, beigeuline, del colore che volete voi, ok? E così via, andate a definire un codice colore per ciascuno dei vostri blocchi di tempo. Consiglio spassionato, gli appuntamenti, quelli che cioè devono segnalare una cosa, qui devi essere qui quel giorno a quell'ora indipendentemente dal tuo blocco di tempo, tipo alle 4 del pomeriggio devi andare dal dentista perché c'è solo quel momento libero lì il dentista, bene? Per gli appuntamenti segnate un codice colore specifico in modo che tu vada a sottolinearli che sto di rosso o di un colore che spicca all'occhio e che tu veda subito, oh guarda, c'è una cosa diversa dal mio blocco di tempo, quindi ho un appuntamento importante per cui devo essere presente in quel momento in un certo posto. Bene, questo è più o meno tutto quanto riguarda il calendar blocking. Il concetto base di tutto questo è che ti permette, quando stai agendo in una determinata attività, di essere completamente concentrato in quella determinata attività. Quando io durante queste mattine sono a casa con Sole, non mi ci metto manco a provare a rispondere ai messaggi, a provare a lavorare, a provare a fare qualcosa, perché sono con Sole e sono completamente dedicata a lei. Da mezzogiorno alle 6 Sole sta facendo qualcos'altro, ok? Io sono concentrata al lavoro, devo essere completamente concentrata al lavoro, non posso distrarmi e quindi
tutto il resto della casa, della famiglia, eccetera, deve essere pianificato. Quindi non è che mi metto a far lavatrici mentre sto lavorando, questo sto parlando per chi fa smart working, la libero professionista, lavora da casa o quant'altro, ok? È importantissimo che quando state lavorando, lavoriate, anche se siete fuori, non è che pigliate sul telefono e state lavorando, che sto in pizzeria e rispondete ai vostri messaggini di privati. No, non è sostenibile, no? Non riuscireste a lavorare o vi parerebbero via nel giro di 30 secondi. Quando fate un'azione, cercate che questa azione sia concentrata in quello spazio e intenzionalmente andate a organizzare la vostra settimana in questo modo. Vi ho fatto l'esempio del dentista, che è un appuntamento particolare per il quale, se ve lo mettono a caso, voi andate a caso, ma cercate di essere voi razionali con il vostro calendario. Cercate voi intenzionalmente, quando qualcuno vi fissa un appuntamento, la vostra migliore amica vi chiama, andiamo a fare un aperitivo. Sì, non è che glielo mettete in orario lavorativo o in orario in cui dovete gestire i bambini. No, vi mettete in un orario in cui sapete che avete un supporto a casa e che potete andare a farvi l'aperitivo con le amiche. Quindi, ogni volta che vi si mette un appuntamento, cercate voi, o un'attività, cercate voi di metterla intenzionalmente in quella fascia di tempo. Gli amichetti vogliono giocare con il vostro bambino, vogliono giocare fra loro, fantastico! Lo mettiamo nella fascia di tempo dedicata alla famiglia. Ovviamente non potete metterlo nella fascia di tempo dedicata al lavoro perché siete al lavoro, materialmente, ok? Ma altrettanto non è che togliete tempo ad un'attività piuttosto che ad un'altra, perché se volete lasciare lo spazio e dare importanza a ciascun ambito della vostra vita, è importante che ciascun ambito della vostra vita abbia il suo blocco di tempo. Consiglio spassionato, partite da una buona morning routine e da una buona night routine, che queste sono la cosa che sostengono tutte le altre. Fatemi sapere se vi interesserebbe un video specifico su night routine e morning routine aggiornato, ne fate tantissimi nel corso del tempo, ma fatemi sapere se ve ne piacerebbe uno aggiornato. Io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un pollice in su, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, escono due nuovi video ogni settimana, il lunedì ed il giovedì. Io vi ringrazio ancora e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!